Un arresto in Turchia per il sanguinoso attentato nel centro di Istanbul, costato la vita a 10 turisti tedeschi. Lo hanno annunciato le autorità di Ankara, precisando che il kamikaze non compariva nelle liste di sospetti. Appena una settimana fa aveva chiesto asilo politico alla Turchia. 3 cittadini russi fermati ad Antalya per sospetti legami con l'ISIS. Intanto in Belgio scoperti 3 covi usati come base dagli attentatori di Parigi. Chi parla di un declino economico dell'America vende fiction. Siamo la nazione più forte, rivendica Obama nel suo commiato dopo 7 anni trascorsi alla Casa Bianca. Anni di cambiamenti ma non sufficienti, dice nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione il presidente uscente, che reputa una priorità la lotta all'ISIS, ma citando il Papa respinge la logica dell'odio contro i musulmani. Martedì prossimo l'audizione in commissione antimafia di Rosa Capuozzo, sindaco di Quarto, il comune nel napoletano sotto inchiesta per presunte infiltrazioni camorristiche. La Capuozzo, espulsa ieri dal Movimento 5 Stelle, non si dimette e si dice decisa ad andare avanti, ma il caso fa riesplodere la battaglia sulla moralità tra i pentastellati e il Partito Democratico. L'odissea dei marò italiani. Massimiliano La Torre potrà restare in Italia fino al 30 aprile. La Corte Suprema indiana estende la durata della licenza per malattia del fuciliere di Marina, che il 16 gennaio sarebbe dovuto tornare in India, dove si trova ancora Salvatore Girone. Secondo la Farnesina, in base alla sentenza del Tribunale del Mare di Amburgo, La Torre potrà invece restare in Italia per tutta la durata dell'arbitrato internazionale. Sarebbero vicine a una svolta le indagini sulla morte della giovane ragazza americana a Firenze. Un sospetto sarebbe stato ripreso dalle telecamere in compagnia della donna la notte della morte, all'origine della quale ci potrebbe essere un gioco erotico finito in tragedia. A Milano condannata la coppia protagonista di una serie di aggressioni con l'acido. 16 anni a Martina Levato, 9 anni e 4 mesi al complice Andrea Magnani. Tra poco ne parliamo in TG Cronache. Esonerato il tecnico della Roma Garcia, sulla panchina dei giallorossi torna Luciano Spalletti. L'allenatore toscano aveva guidato la squadra tra il 2005 e il 2009, ma un'altra panchina eccellente potrebbe cambiare. L'ultima spiaggia ora è per Mihajlovic al Milan, impegnato oggi in Coppa Italia contro il Carpi. Al suo posto potrebbe arrivare Marcello Lippi. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7, ripartiamo ancora da quell'esplosione nel cuore turistico di Istanbul. Rispetto alla giornata di ieri ci sono molti più elementi nelle mani degli inquirenti, a cominciare da un bilancio che è ormai definitivo, 10 vittime, poco fa anche la conferma da parte di Berlino, sono tutti turisti tedeschi, anche se a quanto pare il kamikaze che si è fatto esplodere non avrebbe scelto con particolare attenzione la nazionalità delle vittime, avrebbe scelto più che altro il luogo, dicevamo. Il centro turistico, una piazza simbolo di Istanbul, ci sono le indagini, la retata di arresti nella notte, una retata anti-ISIS, così le autorità di Ankara, e poi un sospetto questa mattina più direttamente legato all'esplosione di ieri. Si sa molto di più anche sul kamikaze, quel che si sa fa riflettere anche sulla possibilità di intercettare certi allarmi. Sono tutti tedeschi, 10 morti dell'attentato a Istanbul. Lo hanno dichiarato questa mattina nel corso di una conferenza stampa congiunta il ministro dell'interno turco Efkan Ala e il suo omologo tedesco Thomas de Maizière, che riferiscono anche di 11 feriti, 9 tedeschi, un norvegese e un peruviano. Turisti tra i milioni che ogni anno visitano la città, che più di ogni altra racchiude in sé Oriente ed Occidente, Islam e Cristianità. E non è un caso che proprio qui, nello storico quartiere di Sultanahmet, ha scelto di farsi esplodere il 28enne kamikaze siriano di origini saudite che, scrive la stampa locale, appena una settimana fa aveva presentato domanda di asilo politico. Nel mezzo dello spiazzale che fu ippodromo bizantino al cospetto della chiesa di Hagia Sophia, Divina Saggezza, e della Moschea Blu. Vittime occidentali, questa volta volutamente turisti, ma potevano essere turchi, arabi o curdi, come è avvenuto in Turchia nelle stragi dei mesi scorsi, anche se in quei casi non tutti i risvolti sono stati chiariti, perché quello che è accaduto
ieri, sottolineano gli analisti, costituisce uno spartiacque, la rappresentazione più evidente di quanto quella dell'ISIS, se ne sarà confermata con certezza l'attribuzione, sia una guerra totale che non guarda in faccia a nessuno, neanche a paesi come la Turchia con cui si erano create pericolose convergenze. Una Turchia che, come già accaduto all'Arabia Saudita, accusata da più parti di avere rapporti stretti con i miliziani di al-Baghdadi, avrebbe perso il controllo per finire a sua volta vittima. Perché in fin dei conti la follia sanguinaria oscurantista di al-Baghdadi non può avere alleati se non temporanei. I servizi di intelligence turchi lo sapevano e già a metà dicembre avevano avvertito dell'imminenza di un attacco contro i turisti stranieri ad Istanbul, mentre di questa mattina è la notizia di migliaia di arresti di persone, 3.318, dice il ministro dell'Interno, con presunti legami con l'ISIS e con non meglio specificate organizzazioni estremiste. Difficile qui non pensare ai separatisti curdi. Ma su tre in particolare, fermati nella provincia meridionale di Antalya, mette non a caso l'accento Ankara. Tre russi accusati sembrerebbe di avere fornito supporto logistico ai jihadisti, mentre un quarto uomo, non è chiaro di quale nazionalità, è stato arrestato ad Istanbul in relazione a questo attentato in particolare. E lo scenario che è seguito nella giornata di oggi, che abbiamo imparato a conoscere: la città deserta, l'allarme, le misure di sicurezza, lo stesso che abbiamo vissuto, lo ricorderete, a novembre a Parigi. Non a caso uno dei primi a esprimere cordoglio è stato proprio il premier transalpino Valls nella giornata di ieri, una minaccia che conosciamo bene. Così come tutta la trafila di indagini che segue, a distanza di mesi arriva una conferma importante della logistica di quegli attentati e del ruolo del Belgio. Due mesi esatti di indagini, un impegno forte sia in Francia che in Belgio, tardivo per molti aspetti. Tre case covo in tre zone diverse del Belgio, paese piccolo dove nascondersi a quanto pare non era affatto complicato. Dai sospetti alle certezze, era definitivamente in questo paese la centrale terroristica che ha fermato l'uccisione di 130 persone a Parigi lo scorso 13 novembre. Tre basi, una a Bruxelles, distretto di Schaerbeek, quella più interessante, dove erano custoditi esplosivi, cinture, congegni e imprecisate quantità di TATP, un perossido di acetone, considerato esplosivo primario, molto sensibile a urti e calore, utile per preparare la carica delle cinture destinate ai kamikaze. È lo stesso appartamento dove sono state rilevate le ultime impronte digitali di Abdeslam Salah, primula rossa di questa vicenda. Un'altra tana degli stragisti era ad Auvelay, nella provincia di Namur, ed infine quella di Rue de Four a Charleroi. Questo, a quanto riferito dalle autorità belghe, era il rifugio di Abdelhamid Abaoud, considerato la mente degli attacchi del 13 novembre scorso. Chi studia lo stato islamico sedicente divide in due l'attività del gruppo. C'è quella asimmetrica che lega la cronaca appunto agli attentati firmati da Daesh, estemporanei, facili se nel mirino ci sono civili, turisti. E poi c'è quella più simmetrica, ordinata, pensata, seguendo schemi. La guerra del neocalifato al mondo degli infedeli, dagli sciiti a quasi tutti noi. Guerra vicina, si sa, in scena sul suolo libico è sempre più preoccupante, guerra confusa tra fazioni, bande, pezzi dell'esercito, terroristi col drappo nero in mezzo a milioni di barili di petrolio ogni giorno. Una prima grande offensiva contro il sedicente stato dei tagliagole di Abu Bakr al-Baghdadi sembra imminente da diversi segnali. Aerei da guerra non identificati hanno bombardato oggi postazioni dello stato islamico sedicente nella loro roccaforte di Sirte, nel nord-est della Libia, e poi altri raid e attività sul terreno definite coperte. Ma il sogno occidentale è una grande coalizione libica armata che combatta il neocalifato. Il governo di unità nazionale stenta a prendere corpo. L'Italia è allarmata e lo dimostra anche il vertice di ieri a Palazzo Chigi sulla Libia. In corso c'è una guerra contro il tempo, dice il commissario agli esteri dell'Unione Federica Mogherini. La follia incombente è in fase di accelerazione. Attorno ai terroristi bisogna stringere un cerchio, anzitutto politico, perché, come il passato insegna, queste crisi non si risolvono solo dall'esterno, non si risolvono solo con le bombe. E visti i fronti aperti, un mosaico difficile da ricomporre, molti occhi nella notte sono andate alle parole, le ultime sullo stato dell'Unione del presidente americano Obama. Per i più critici si è tornati indietro di qualche anno rispetto al primo discorso e alle promesse, quelle ancora non mantenute. Obama, che comunque guarda al futuro, invita il paese a non avere paura anche in una situazione così difficile sul fronte terrorismo.
Il più grande rammarico che mi rimane è di non essere riuscito a lavorare insieme democratici e repubblicani per fare veri progressi. C'è tutta la dicotomia della presidenza di Barack Obama in questa frase pronunciata nel suo ultimo Stato dell'Unione, 7 anni fatti di grandi slanci e bruschi ridimensionamenti che hanno impedito al presidente del cambiamento di portare fino in fondo il mandato datogli dagli elettori. Obama elenca le materie rimaste in sospeso: la lotta ai cambiamenti climatici, la riforma della giustizia, l'immigrazione, la stessa riforma della sanità parziale, sempre in bilico, le armi, per le quali dopo anni di tentativi con il Congresso ha dovuto procedere per decreto, ottenendo il minimo indispensabile. Nella platea un posto lasciato simbolicamente vuoto per le vittime di armi da fuoco negli Stati Uniti. In campagna elettorale il Presidente invita tutti a non cadere nella retorica dell'odio che sta facendo le fortune del momentaneo leader repubblicano nella corsa alla Casa Bianca, Donald Trump. Quando i politici insultano i musulmani, ricorda, tradiscono quello che siamo come paese. Obama rivendica comunque i molti cambiamenti, la disoccupazione dimezzata, il debito che scende, cambiamenti che nessuno può fermare, e nonostante questo ancora troppi americani non riescono a partecipare alla vita politica ed economica del paese. Il presidente sa di lasciare un mondo nel quale molti dei conflitti che ha trovato nel 2009, alcuni aperti dal suo predecessore, sono tutt'altro che risolti. Invita il Congresso a sollevare una volta per tutte l'embargo su Cuba, rivendica l'accordo con l'Iran sul nucleare proprio nel giorno in cui nel Golfo Persico la Marina di Teheran sequestra due piccole imbarcazioni statunitensi, i marinai sono già stati rilasciati. Parla della Siria, forse il suo più grande fallimento internazionale per le incertezze con le quali la Casa Bianca ha affrontato l'inizio della rivolta contro Bashar Assad, e ricorda, citando Papa Francesco, che l'ISIS va combattuta senza cadere nella loro stessa barbarie. Imitare l'odio e la violenza dei tiranni e degli assassini, dice Obama, è il modo migliore per prendere il loro posto. Andiamo avanti adesso, torniamo in Italia con un caso che resta sempre ancora soprattutto un caso politico, quello del comune campano di Quarto. C'è la procura di Napoli che indaga, ma c'è soprattutto la resistenza dei consiglieri del sindaco Grillino che sono stati eletti dal scorso aprile, che vanno avanti, non mollano nonostante il sindaco sia stato espulso dal Movimento 5 Stelle. E insomma, la sottovalutazione iniziale del caso ormai è chiara da parte dei grillini, ma anche la dura gestione nella battaglia quotidiana col PD è altrettanto, fa notizia. Accuse, colpi bassi, contrattacchi, commenti al vetriolo. Fra Movimento 5 Stelle e PD è ormai lotta senza quartiere. Tutta colpa di Quarto, il comune del napoletano a guida pentastellata, sotto inchiesta per presunte infiltrazioni mafiose. La gestione della vicenda ha visto fasi diverse da parte del movimento, prima di tutto a sostegno del sindaco che ieri è stato messo fuori gioco. L'unica cosa certa per ora è che il primo cittadino di Quarto, Rosa Capuozzo, espulsa ieri da Beppe Grillo per aver taciuto ai vertici i ricatti subiti dall'ex consigliere Grillino De Robbio, ha deciso di restare al suo posto, anche senza il simbolo 5 Stelle, forte non solo dell'appoggio dei suoi consiglieri, ma anche delle parole di Renzi, che l'ha invitata a non dimettersi. Per il resto è caos, soprattutto nel Movimento 5 Stelle, con due membri del direttorio, Luigi Di Maio e Roberto Fico, accusati di aver taciuto i ricatti della camorra, di cui avrebbero saputo perché informati dallo stesso sindaco. Ieri su questo punto è scattata una vera e propria controffensiva. Nessuno di noi è mai venuto a conoscenza di minacce. Ricatti. Le intercettazioni sono state strumentalizzate, si sono difesi ieri in un video Di Maio e Fico, affiancati da Di Battista, minacciando querele. D'ora in poi chiederemo all'antimafia un parere informale sui candidati che si presenteranno nelle nostre liste, annuncia oggi Luigi Di Maio. Noi siamo più credibili e più veloci degli altri perché ci basta il segnale per intervenire, non come il PD che non ha mai chiesto le dimissioni del presidente della regione Vincenzo De Luca, attacca il vicepresidente della Camera. Un nuovo durissimo affondo contro il Partito Democratico, messo nel mirino anche da Beppe Grillo, che sul suo blog ieri ha accusato il partito di Renzi di avere un numero di indagati degni di un'organizzazione criminale, 83 solo nel 2015. La replica dei democratici arriva da Andrea Romano. La difesa dei 5 Stelle è fragile ed inconsistente come una vecchia tavola tarlata. Più parlano e più crescono le contraddizioni. A Quarto il movimento ha trovato la sua Waterloo morale, mediatica e politica. Contro i pentastellati va l'attacco anche Raffaele Fitto, dei conservatori riformisti. Non gioisco, ma vorrei dire che ora il movimento sta pagando a caro prezzo le sue stesse campagne giustizialiste. Ma intanto il sindaco trova la solidarietà dei suoi 15 consiglieri, che ora rischiano anche loro l'espulsione dal Movimento 5 Stelle. La Capuozzo, che ieri è stata ascoltata per 3 ore in procura, il prossimo 19 gennaio sarà davanti alla Commissione Antimafia. Non arretriamo, vogliamo chiarezza e trasparenza, dicono i parlamentari 5 Stelle.
sindaco che ha trovato una sponda indiretta in qualche modo anche nelle parole del premier Renzi, che aveva altri obiettivi, chiaramente quelli di un primato morale da non assegnare automaticamente al Movimento 5 Stelle. Premier impegnato da giorni in una lunga campagna, quella del referendum, a cui ha legato anche il suo destino futuro politico, ma nell'imminenza ci sono ancora molti scontri politici proprio anche sul calendario imminente. Nemmeno il tempo di metabolizzare l'ultimo passaggio alla Camera due giorni fa e la riforma costituzionale torna al centro dello scontro politico. A Palazzo Madame battaglia sul calendario approvato oggi dalla conferenza dei capigruppo, che prevede il secondo voto del Senato, così come impone l'iter di una legge costituzionale, tra una settimana esatta, il 20 gennaio, mentre slitta al 26 la discussione sulla mozione di sfiducia al governo per la vicenda banche presentata dal centrodestra prima di Natale. Una forzatura inaccettabile, protesta il capogruppo azzurro Paolo Romani, che chiede l'inversione del calendario, prima la mozione di sfiducia, poi le riforme. Ma l'accusa più forte è quella di legare il voto sulle riforme al rinnovo delle presidenze delle commissioni di Palazzo Madama, inizialmente previsto per il 19 ora, rinviato al 21. Per le opposizioni, una volta incassato il sì al nuovo Senato, per il quale è necessaria la maggioranza assoluta di 161 voti, il governo provvederà a premiare con qualche presidenza chi ha votato a favore. La maggioranza non esiste più, va avanti solo con lo scambio di poltrone, accusa il leghista Calderoli. Un mercimonio, un atto di tradimento, attacca il 5 Stelle Giarrusso, mentre Sinistra Italiana parla di voto di scambio. Accuse ridicole per la maggioranza, che accusa l'opposizione invece di fare solo ostruzionismo. La mattinata si era aperta con l'audizione in commissione del ministro delle riforme Boschi per fare il punto sui prossimi passaggi del nuovo Senato, a cominciare dalla legge elettorale per designare i futuri senatori. Il governo auspica che ci siano nel Senato che verrà anche i presidenti delle regioni, ma dovrà esserci necessariamente un confronto e quindi una scelta del Parlamento, ha spiegato il ministro. Arrivano pochi istanti fa altre parole del premier Renzi, che in effetti vanno nella stessa direzione del cambiamento, del non mollare per il nostro paese. Alla firma di un protocollo per il settore agroalimentare, il presidente del Consiglio, tra le altre cose, ha detto: se un anno fa avessimo mollato su riforme, ma anche su Jobs Act e sull'Expo, oggi l'Italia sarebbe messa peggio. Non abbiamo mollato allora, non molliamo ora che le cose vanno meglio. Un bivio, ha detto Renzi, possiamo guardare quello che abbiamo oppure possiamo lavorare in modo tenace e avere fiducia. Se facciamo le cose cambiano, l'Italia riparte. Ha aggiunto tra gli altri temi Renzi i decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione, per cui peraltro proprio oggi sono stati annunciate mobilitazioni nei prossimi giorni, andranno in Consiglio dei Ministri questo venerdì o al più tardi il successivo. E invece ci sono ancora rinvii e di fatto una fase di stallo sulla lunghissima vicenda diplomatica dei due fucilieri italiani, quelli accusati di aver ucciso due pescatori indiani. Dal 2012 a oggi molte cose sono cambiate a livello di diplomazia, ma la situazione è ancora congelata. Un marò in Italia in convalescenza, l'altro bloccato agli arresti domiciliari a New Delhi, e la diplomazia internazionale che cerca di muoversi. L'ennesimo scontro diplomatico tra Italia e India è evitato, almeno per ora. In attesa della decisione del Tribunale del Mare delle Nazioni Unite sulla spinosa vicenda dei due fucilieri e la Torre Girone, la Corte Suprema indiana stamattina ha deciso di non decidere, ma di aspettare, rinviando l'udienza al prossimo 13 aprile. Ma soprattutto ha stabilito che Massimiliano La Torre, già in Italia per motivi di salute, potrà restarci fino al 30 aprile. Il permesso, concessogli dopo l'ictus che lo aveva colpito lo scorso agosto, sarebbe tecnicamente terminato il 15 gennaio, anche se il governo italiano, attraverso il senatore La Torre, presidente della Commissione Difesa, aveva già anticipato la sua intenzione a trattenere qui il militare. E questa mattina il Ministero degli Esteri ha ulteriormente precisato, con un comunicato formale, che il governo italiano ritiene che La Torre debba restare in Italia fino alla decisione del Tribunale del Mare di Amburgo. Fonti dell'esecutivo hanno infatti già spiegato a Repubblica che questa decisione era stata presa da tempo, perché sarebbe stato politicamente impossibile, oltre che umiliante, far rientrare La Torre in India in pendenza di una decisione definitiva del Tribunale dell'ONU. Ma questa posizione aveva scatenato l'ira a più livelli dell'India. Chiederemo oggi stesso al primo ministro Modi di far tornare in India il fuciliere nei tempi previsti, aveva tuonato il governatore del Kerala, Umen Chandy. I marò italiani hanno commesso un crimine in territorio indiano e devono rispondere alle leggi indiane.
e nel giro di pochi giorni la gran parte dei giornali locali si erano riempiti di articoli editoriali contro la decisione di non riconsegnare la torre, compresa la reazione indignata e preoccupata dei pescatori del Kerala nel sud dell'India. Il premier Narendra Modi ha ceduto alle pressioni della comunità internazionale, ha dichiarato il responsabile del comitato dei pescatori locali, Charles Georgi, ha tradito il popolo. Ma ora la decisione della Corte Suprema dovrebbe mettere fine a tutte le polemiche, almeno fino al 30 aprile. Andiamo adesso all'inizio d'anno davvero difficoltoso sui mercati europei, la lenta risalita si prova oggi, vediamo quali sono i dati comunque legati ancora alla situazione della Cina e al petrolio. Prove di rimbalzo per le borse europee che dopo un inizio di anno per nulla esaltante, oggi si riprendono dallo shock legato al rallentamento dell'economia cinese e al crollo del prezzo del petrolio. Più che un crollo, quello di ieri in realtà è stato un vero tracollo. L'oro nero aveva sfondato la soglia psicologica scendendo in giornata sotto i 30 dollari al barile e battendo un record negativo per la prima volta da lontano 2003. Oggi è risalito sopra i 31 dollari e questo ha portato una ventata di benefici nelle principali piazze finanziarie del vecchio continente. Non solo sono tutte positive, ma guadagnano ben oltre il punto percentuale. Per non parlare poi di Tokyo, che ha chiuso la sua giornata borsistica con un poderoso più 2,9%. Uno spiraglio di luce in un gennaio fin qui negativo e fortemente condizionato dalle notizie che arrivano da Pechino alle prese con un'economia che cresce meno del previsto con forti conseguenze sulla domanda mondiale di energia. Meno si produce e meno si consuma. Ecco spiegato allora come una bassa domanda insieme all'eccessiva produzione di greggio stia portando sempre più giù il mercato petrolifero. Le quotazioni del barile hanno perso oltre il 70% del valore rispetto a giugno del 2014. Ma oggi a tirare sulle borse europee sono stati proprio i dati sul commercio estero del Dragone che, anche se a rallentatore rispetto ai livelli degli anni passati, mostrano un calo inferiore alle attese. A tirare su i listini di Piazza Affari invece sono soprattutto i titoli bancari. Le voci di un probabile matrimonio tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano hanno portato una ventata di entusiasmo. Molto bene anche l'asta dei titoli di Stato. Il Ministero del Tesoro è tornato sul mercato collocando 6 miliardi di BTP a 3, 7 e 15 anni. Particolarmente positiva quella dei BTP a scadenza triennale, perché ha piazzato 2 miliardi di titoli con un rendimento praticamente vicino allo zero, 0,02% contro lo 0,11% dell'asta precedente, toccando così un nuovo minimo storico. Bene anche lo spread, che scende sotto i 100 punti. Pochi pochini punti della Roma, così almeno ha deciso il presidente Pallotta, era il momento giusto per cambiare, ha detto, l'avevamo capito un po' tutti, 30 mesi di Garcia archiviati, torna Spalletti. A volte ritornano, magari per strade tortuose, ma tornano. Come Luciano Spalletti che torna a Roma e soprattutto alla Roma dopo un mezzo giro del mondo iniziato poco più di 24 ore fa. Dalla sua toscanissima Certaldo con scalo a Parigi fino a Miami per incontrare e definire con il patron James Pallotta il dopo Garcia, annunciato ufficialmente dalla società, e poi tra poche ore ricollocarsi all'ombra del cupolone, da cui con dolore si era staccato nel 2009 dopo aver regalato ai colori giallorossi due Coppa Italia e una Supercoppa in 3 stagioni e mezzo. Spalletti torna in panchina a distanza di quasi 2 anni dal suo esonero dallo Zenit San Pietroburgo. Avrà un contratto di 18 mesi, un ingaggio che si dovrebbe aggirare sui 2.800.000 euro e le chiavi di una squadra da rivitalizzare tecnicamente con il suo 4-2-3-1, ma soprattutto psicologicamente, con le sue abilità umane e la sua empatia verso i tifosi, forse mai così lontani dalla squadra. A volte ritornano anche gli ex CT. Marcello Lippi è l'ombra che viaggia al fianco del sempre più pericolante Sinisa Mihajlovic, chiamato stasera a guidare il Milan oltre i quarti di Coppa Italia contro il Carpi per allontanare l'incombente spettro dell'eroe di Berlino, nei piani di Galliani e Berlusconi, traghettatore super lusso verso l'altro CT nelle mire rossonere Antonio Conte. Se come sembra ormai certo Conte lascerà l'azzurro al termine degli europei, il Milan cercherà in ogni modo di convincere il tecnico pugliese a respingere la corte della Premier League inglese, magari con i milioni garantiti dalla chiusura del complicatissimo accordo con Mr. B, in attesa dei quali ne arriveranno intanto circa 12 dalla Cina per la cessione di Luis Adriano allo Guangzhou.
A volte ritornano anche i giocatori. Uno per tutti, Ciro Immobile, che con la formula del prestito oneroso, costa 850.000 euro fino a giugno, torna in quel Torino con cui fu capocannoniere due stagioni fa, prima di tentare l'avventura europea con il Borussia Dortmund e negli ultimi poco felici mesi al Siviglia in prestito. Un ritorno anche qui importante sia dal punto di vista tecnico, in una squadra poco prolifica, che dal punto di vista emozionale, per rivitalizzare fin da subito il rapporto con la tifoseria. Telegiornale si ferma, c'è ancora tanta cronaca, dunque il TG Cronache tra poco, dalle indagini sull'americana uccisa a Firenze fino alla sentenza molto attesa da Milano della cosiddetta coppia dell'acido. Quindi vi lascio Caterina Vizzari, se volete ci vediamo domani alle 13.30 come sempre. Grazie, una buona giornata.